Let's go, bitches! Come avete visto dal titolo, mancano pochi giorni alla mia partenza per Colonia, in cui andrò a fare l'analista alla Lega Mondiale di Call of Duty, all'MCO, dovrei dire Cold War League in questo caso. Un'altra volta sono stato chiamato da ESL Activision ed è per questo il motivo per cui non ho potuto partecipare alle altre qualificazioni per la Challenger Division e per poter magari avere la possibilità di entrare in Pro Division. Voglio cercare di... molti di voi per questa cosa mi diranno: ma cosa fai? Perché? Beh, ragazzi, è un'opportunità grandissima, specialmente per un player italiano come me, dato che, come avrete già capito, non è una cosa che a cui danno a tutti la possibilità. Già il fatto che mi hanno scelto significa comunque che ho una bella rilevanza all'interno della community europea di Call of Duty e ne sono felicissimo di questa cosa. La cosa di cui voglio parlarvi oggi: non faccio nessun video riguardante COD, come state vedendo ora, questo è un vlog praticamente in cui vi sto spiegando questa cosa, e quello che vi voglio dire è che sto registrando magari del materiale per quando partirò, perché partirò dal 23 e tornerò, mi sa, il 29 o il 30, quindi... non ci sarò, mi dispiace, per fare streaming e video, vi mancherò sicuramente, cioè almeno ditemi, non è che buccia che scende. Comunque, quello che vi voglio dire è che sto preparando dei video da poter comunque mettere durante la settimana che sarò fuori, video sicuramente di Call of Duty. Oggi farò un video nel pomeriggio, in questo caso su The Division, perché come sapete è un gioco che voglio portare sul mio canale ed è un gioco molto maturo, molto più maturo di Destiny, molto più complesso in questo caso, e come vedete se cercate su YouTube qualcosa riguardante The Division trovate veramente poco, e i pochi video che ho visto io non danno informazioni secondo me importanti o comunque rilevanti sulle meccaniche del gioco, su come crearsi una build, su come, quali sono, sulla scelta delle armi, sulla scelta del proprio ruolo all'interno di un gruppo, come farmare, eccetera eccetera. Quindi vi voglio mettere oggi un video. Oltre a questo, ragazzi, sono contentissimo, grazie a tutti, il canale sta crescendo tantissimo, sono veramente felice, spero che questa cosa della, diciamo, Pro Division, di fare l'analista, sia, io farò anche l'analista per i match della Challenger, quindi sarà una cosa molto grande e devo dire che, non lo so, sono un pochino spaventato perché, ragazzi, stare davanti a migliaia, decine di migliaia di persone in streaming che mi vedono live, non posso sbagliare, non parlo la mia lingua, non lo so, mi sento un pochino sotto esame, spero di dare il massimo per questa cosa. Grazie a tutti, ragazzi, comunque, per il supporto, spero la vedrete la Cold War League, sarete in tantissimi a vedere me, a vedere i match incredibili che faranno i giocatori sia della Challenger sia della Pro Division. Io vi saluto, bitches, oggi non so se riuscirò ad andare in streaming, questi due giorni sono stati infernali, ho avuto dei problemi con Telecom incredibili, mi si disconnetteva a random, la connessione è stata tipo tagliata, non so come, tagliata nel senso non è come potente come prima, quindi non mi consentiva di fare streaming. Ho fatto un po' di speed test, ho provato a fare cose, ma è un problema che hanno tutte le persone su Telecom, disconnessione in continuo e papapapa. Comunque, bitches, io vi saluto, scusatemi per questo vlog, così magari vi aspettavate oggi un gameplay, un segreto di pro, un power personal training, un classico per power, un gameplay in competitive, ma ho deciso di fare questo per dirvi un pochino di cose, secondo me è meglio che lo sappiate prima che parto che direttamente quando sono partito, in modo che così poi posso continuare a fare i video, magari a cominciare a costruire qualcosa per questa settimana in cui non ci sarò. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, ci becchiamo oggi in streaming, dovrei giocare con Alberto, Ivan, e Mario mi sa che non c'è perché ancora non ha ricomprato la PS4 perché l'ha ridata indietro, quindi la deve ricomprare per fare GB, magari registrerò pure qualcosa con loro, forse Alberto, la malagante intendo, sarà in streaming. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, let's go.